A tutti, mi raccomando, non mollate e iscrivetevi, eh? Ecco, bravo, oh. Un richiamo all'iscrizione, perché questo canale deve crescere. That's incredible, ragazzi. Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte, ma qui. Eccolo qui, ragazzi. Ragazzi, buonasera. Stasera si va all'avventura. Avevo già intenzione di uscire perché ieri abbiamo fatto una pescatina io e Ruggero, poi il caro Ruggero mi si è spostato in un altro spot e mi ha mandato una serie di catture di un certo livello, e allora ho detto stasera, anche se il tempo è veramente brutterrimo, si esce, perché secondo me è di nuovo una buona giornata per la spigola. Un brutto tempo per noi, ma un bel tempo per la spigola. Fatto sto pensiero, mi arriva il messaggio dell'amico Ruggero che mi dice: sono allo spot, che vuoi fare? E io già avevo pensato, ho detto vabbè, mo mangio e poi esco, prendendo un panino volante, perché sono rientrato tipo alle 7 dal lavoro, e si va a incontrare l'amico Ruggero nella speranza che qualcosa capiti. Ah, nel mentre lui già ne ha presa una big, tanto per farvi capire con chi abbiamo a che fare. Quando ho detto l'uomo che sussurrava le spigole, vi invito a rivedervi quell'episodio, cioè non è che l'ho buttata lì, questo veramente ci parla con le spigole. Vabbè, poi vi aggiorno strada facendo. Ciao, andiamo subito a salutare l'amico Ruggero che sta facendo piazza pulita di tutto ciò che si muove all'interno del mare Adriatico. Ruggero, stai a fare veramente mo? Stai a fa schifo, stai a fa... Com'è? Ho dovuto cambiare fortuna che portavo il ricambio. Ma perché? Niente, è arrivata una cazzo, mi sono avvicinato lì. È arrivata una cazzo donna, portavo i scarponcini, tutti bagnati. Porca miseria. Fortuna che avevo il ricambio. Vabbè, ti è una bella cerata, Mi sono messo proprio gli stivali per i corti, diciamo, per evitare un po' d'acqua. Allora, qua come è andata? Attendo perché i massi sono in sito. Si scivola. Pericolosissimo. Prima di scendere il gel, prima di cominciare a lanciare, bisogna intanto guardare dove possiamo appoggiare il barino e soprattutto dove poter lanciare, capito? Certo. Eventualmente per poter barinare pure. Prima pioveva di rotto. Lo so, ma io comunque ce l'avevo fatto il pensierino di venire, perché si è detto, mo là si è rotto. Niente, io ho deciso all'ultimo momento, non ti ho manco chiamato. No, 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 ma io l'ho detto. No, io penso anche ho incolciato un pesce, ma lo faccio a bestia, eh? Beh, penso che farà 4-5 kg, no? Porca puttana, ragazzi. E allora, come ho detto prima che arrivassi qui, sapete di chi sto parlando? Questi si chiappa di spigole. Vabbè, è questione anche di fortuna comunque, dai. Vabbè, ma anche di tenacia. Allora, qua stai registrando? Sì, sì. Volevo dire una cosa, però ci ho ripetuto. Allora, stoppo. Allora, proviamo a fare un po' di lanci proprio sotto costa, perché le spigole girano proprio sotto qua sta scogliera. Il rischio di incaglio è alto, però la tecnica da seguire, come ci insegna il maestro, è questa qui. Spero che si riesca a vedere.
verso la punta. Ecco l'incaglio. Faccio delle riprese anche con l'iPhone, perché non so se con la GoPro riesco a far vedere. Guardate qua che bella schiumata. Bello bello, io sto insistendo in questo spot. Ruggero me se ne andava un po' giù, un abruzzese e un marchigiano in pesca. La pesca unisce e non divide. Allora, sicuramente è un ambiente difficile da pescare, perché il lancio sottoposta comunque richiede una certa precisione, che vabbè, ci sta pure, però poi l'incaglio ci può anche è frequente, e in più c'è tutto questo po' di roba in superficie che può creare un po' di problemi. Ruggero è lì, che se la pesca. Andiamo a trovare l'Aigorn, vediamo come si comporta. Sono tolta questa perché qua ci vuole una certa leggerezza di movimenti, quindi si può permettere di avere la sacca che poi quando uno si piega ti vai avanti. Se capita bisogna essere pronti all'azione, insomma. Per il momento niente da fare. Allora, facciamo una cosa un po' più rischiosa, provo a mettere un jack perché sembra un testa rossa, però l'acqua qua è più alta, quindi secondo me sto andando troppo superficiale. No, è vero che col jack rischio molto più l'incaglio, ma alla fine parliamo di jack, che questi veramente l'ho pagati 19,10 euro, cioè chi se ne frega. È al limite del long jack, perché comunque credo sia un 13 centimetri. Vediamo, dai. No, cerco di scandagliare anche il un po' più in basso. Diciamo che nonostante la difficoltà del luogo, mi sembra di stare pescando bene, corna facendo, non lo dico, ma ve lo lascio intuire. Non riporto perdite di artificiali per ora. Ho lavorato sotto costa, però niente, forse devo insistere con le gomme. Mi sono messo in tasca questo jerk che vagava sul tavolo. Sai che?
crediamo un po' ai segni del destino, non lo so, io lo innesco. Una stuccatina abbiamo fatta, vaffanculo, sotto la scogliera. Purtroppo, vabbè, un riattacco. Facciamo due lanci e si va. Faccio l'ultimo tentativo con questo twisterone osceno della Decathlon, ma sarà osceno per noi, magari non per lei. Ruggè, io me ne rivado, perché a parte mi sono bagnato i capelli, non vorrei che mi venga una... Subito, perché a parte che i piedi si prendono pure, hai messo la gommina? Sì, ho provato questa come ultima spiaggia. Bello questo colore, color fucsia. Sì, alla signora dovrebbe piacere. È un nostro caro amico Ruggero. Ragazzi, la vedete o non la vedete? Guardate che roba. Guarda, pezzi ci rimata a pezzi ci rimata, vabbè, ma si vede, guardate che roba, guardate che sleppa. Non lo so, io penso sui 4 litri e mezzo, 5 li fa, dai. Di una bellezza rara, bellissima. Complimenti Ruggè, porca miseria, un bel pesce, dai ragazzi, che meraviglia. Eccolo qua, l'uomo che sussurrava le spigole. Sì, mica cazzi. Ci vuole un po' di fortuna, dai. Sono stato baciato dalla fortuna. Non fare il modesto, perché la fortuna ci vuole sempre, però ci vuole anche la tecnica e l'esperienza. Eccola qua. Guardate ragazzi. Un bel pesce, dai. Guardate che meraviglia. Fatto un attacco brutale, proprio attaccato ai scogli. Con che tipo di esca l'hai preso? È uno shad della Rapala. Lo shad? Uno shad bianco della Rapala, ma un artificiale vecchissimo proprio. Pensa, i primi che faceva la Rapala, quelli in balsa, capito? Immagino. Ragazzi, guardate andare... che bellezza. Questa secondo me già l'ha deposta le uova, che dici tu? O ce l'ha? Ma Bopangiuta è un maschio, non è sicuramente questo. C'ha una livrea pazzesca. Vabbè, bella, poi ogni spigolo ha il suo colore. Qualche rilascio lo faccio pure, eh? Eh sì, beh, l'hai rilasciate ieri, l'hai rilasciate. Ragazzi, ogni tanto si prende, ogni tanto si lascia. Poi ognuno, come dire. Ogni spigola che prendiamo facciamo un paio di rilasci. Dipende pure dal tipo di mangiata che fa, perché se mangia che non si può rilasciare, e uno la rilascia che è morta, è inutile a rilasciare. Oh, si devono rilasciare i pesci che sono ancora... È un pesce robusto, dai. Va bene. Bell'animale, eh? Fantastico. Vabbè, con questo io direi che ci salutiamo. Ruggè, ci aggiungo. Saluto a tutti. Mi raccomando, non mollate e iscrivetevi, eh? Ecco, bravo, oh. Ruggè. Un richiamo all'iscrizione. Un richiamo all'iscrizione, perché questo canale deve crescere. Bene. E le spigole ci stanno pure su sto canale, a volte escono, ma prima o poi faremo una ripresa dal vivo della cattura.